raggiunto l'accordo in Grecia sul piano di austerità. I tre partiti politici che sostengono il governo guidato da Lucas Papademos hanno superato gli ultimi ostacoli poco prima del vertice dell'Eurozona. I creditori avevano posto come condizione necessaria l'approvazione delle nuove misure per dare il via libera ai 130 miliardi di aiuti necessari ad evitare il fallimento del paese. Le misure da adottare sono dure: riduzione del salario minimo, licenziamento di 15.000 dipendenti del settore pubblico e il taglio delle pensioni complementari. I sindacati ellenici hanno già annunciato uno sciopero generale di 48 ore a partire da domani.